Signor Questore, continuiamo a parlare di emergenza Covid. Nei giorni di feste che andremo ad affrontare fino al 7 gennaio, dove ci sarà l'emergenza più alta, quali saranno i controlli messi in campo e come saranno incentivati? Ora, Lecce è nella piena attenzione del Dipartimento e quindi abbiamo tutte le risorse di cui dobbiamo avere bisogno. Abbiamo adottato le strategie di massima, che sono ovviamente diverse a seconda che fino al 20 dicembre saremo ancora gialli e poi dal 20 dicembre al 6 gennaio abbiamo un ulteriore inasprimento, se possiamo così dire, della situazione e quindi ovviamente andremo a modulare la strategia. Strategia che sarà poi ulteriormente modulata nei 3 giorni famosi che sono stati individuati, 25, 26 dicembre e 1 gennaio, dove in più non ci si potrà uscire neanche dai comuni di residenza e quindi ovvio che lì andremo un attimino a riprendere le stesse strategie che avevamo attuato nei mesi di marzo, aprile e maggio, cioè all'inizio per effettuare più controlli su strada. Abbiamo poi previsto che, in considerazione del fatto che la Puglia può essere considerata una regione di arrivo di persone che studiano o lavorano al nord, abbiamo previsto dei servizi un attimino più rinforzati, soprattutto presso la stazione ferroviaria, presso i luoghi di arrivo dei pullman di grande percorrenza e sulle arterie stradali di ingresso in città, nei giorni immediatamente precedenti al 20 per verificare che afflusso c'è. E dal 20 ovviamente per verificare che chi arriva sia effettivamente munito dell'autocertificazione che possa giustificare il suo arrivo e quindi la sua permanenza in città.